Siamo qui al bar La Quercia. Dove siamo? Bar Osteria La Quercia in via Franchini 5 Mendrisio. Da parte alla stazione. Oggi ci aspetta un personaggio che ci spiega come si può vivere con un milione di euro. Come si vive con un milione di euro? Qui al bar Osteria La Quercia Mendrisio. Dove siamo? Siamo al bar Osteria La Quercia in via Franchini 5 Mendrisio. E vediamo come si può vivere con un milione di euro al mese. Oggi faccio un video top assoluto. Qui dove siamo? Al bar Osteria La Quercia in via Franchini 5 Mendrisio da parte della stazione. Esatto, al bar qua troviamo una persona che ci racconta come si vive con un milione di euro al mese. Allora, okay. Preciso. Okay. Io lo so perché ho avuto di recente un cliente che di fatto è riuscito a dichiarare l'ultimo anno qualcosa come almeno 15 milioni di franchi. Di franchi all'anno. Dichiarazione. Ok, più di un milione di euro. Va Questo bene. Vuol dire più di un milione di franchi al mese. Minimo. Okay. Probabilmente anche di più. Ok, come vive? Sentiamo come vive. Allora, questo qua innanzitutto... Sentiamo Loli. Ma, no. Dovrei sentire me, non ho idea, sai. Quello che è certo è che questo qua si alza presto la mattina. Ok. Fa orari inusuali. Neanche i turbini si alzano a quell'ora. Ok. Per esempio, alle 4 già scrive le mail. Poi, legge un sacco di giornali, perché so che lui cita di fatto... anche i giornali spesso quando parla, tipo notizie, tipo informazioni, poi la mena estremamente con le novità. Prova a sapere tutto, si informa, e non è sempre mainstream quello che legge, cioè non legge i giornali. Ma guarda che video di Lambrelletto. Questo non lo so, non ma credo, quello che so, non credo. Ma quello che so è che questo qua si informa anche con fonti terze e che spesso... quando vede questi giornali addirittura dice che sono balle, addirittura fa l'opposto. Vabbè, ma al di là di quello, com'è la vita di uno che guadagna un milione di euro al mese? Guarda, io non la scambierei, sai che perché? Perché è uno schifo allucinante. Prima di tutto... Vabbè, la Loli. Questo è occupato da matti. E la cosa peggiore è che rimpiange quando guadagnava di meno perché aveva molto meno tempo oggi per... le cose belle della vita, come per esempio le donne o i divertimenti. È sempre più indaffarato con gli affari, questo qua. E incredibile, uno dice, è anche peggio vestito di me. Questo qui gira a volte con maglietta, pantalone riciclato, per esempio, addirittura va in palestra e non si cambia, e si mette quattro volte il pantalone. Ma sai perché lo fa? Perché non vuol perdere tempo. Cioè dice... cosa mi interessa? In fondo io quando mi vesto, tanto sanno chi sono, vengono da me perché sono io. Ville. Questo so che ne ha una. Ma ovviamente perché ci sono andato 3 volte per discutere delle cose di business, perché io faccio anche lavori automatici. Auto? Sicuramente una molto funzionale e super veloce. Non costosa. Non è detto che sia costosa, ma per esempio una che si guida da sola. Per esempio mi ha sempre parlato molto bene di... auto tipo la Tesla o tipo la Mercedes EQS, ma la cosa reale che insisteva non era sulla bellezza dell'auto, come potresti dire se comprassi. Vabbè, ma perché noi dobbiamo invidiare uno che guadagna un milione? Cioè, che differenza è? Allora, fra la vita di Loli, che è una vita fantastica, che troviamo sempre qui al bar Osteria, dov'è che troviamo Loli? Ancora, bar Osteria La Quercia, via Franchini. Allora, che differenza c'è fra la Loli, Leonardo, lui, mio amico albanese che arriva... cioè, è questo che lavora per un milione di euro? Cioè, che differenza c'è? Cioè, che può pagarsi qualsiasi cosa fino a un certo punto, ovviamente, fino al suo limite, però può pagare cose estreme, tipo può alzarsi la mattina e offrire da bere a tutti senza neanche pensarci. Può pagare debiti, crediti o farsi amici tirandoli coi soldi. Per esempio, io ti offro l'opportunità di saldare tutti i tuoi debiti, in cambio fai esattamente quello che voglio per me. E più amici, più potere e più vicinanza alle persone. E più possibilità di fare business, ad esempio. Cioè questo qui, che ha un milione di euro al mese, pensa sempre al business. Cioè anche oggi, per esempio, mi dicevi che dovevo andare a Monte Carlo. È vero. Oggi, stasera, mi ha detto che infatti va a Monte Carlo e che semplicemente va perché vuole... fare del business e delle cose avanzate. Esatto, allora facciamo. Allora, siccome questo milionario deve andare a Roma, facciamo così: chiudiamo il video perché mi sa che sei in ritardo per partire.
non lo so, non sono io però, tuttavia, purtroppo. Io lavoro per questa persona che paga regolarmente i miei stipendi, paga regolarmente tutto, ma c'è un problema, non sono io. Anche perché queste persone hanno una cosa terribile, non si fanno riconoscere in nessun modo. E guarda caso, dove abitano? A parte in Svizzera, dove non si distinguono le persone note dalle persone poco note. Tu dove abiti? Io abito in Svizzera centrale, banalmente, ma non è così, è un caso. Ma non, è un po' un caso perché io lavoro per questo genere di persone. No, casualmente. E aspetta, dov'è che abiti così casualmente? Così casualmente? Guarda, abito vicino al Canton Zug. Ecco. E ovviamente guarda caso. Guarda caso, così è un caso. È un caso. No, ma c'è che ci sono tanta gente. Cioè, casualmente abiti nel Canton Zug. Ma devi sapere che c'è tanta gente. Tanta gente che lavora lì. Andate là a Bissone. Sì, andiamo a Bissone. I miei amici vanno in piscina a Bissone. Ci vediamo dopo, allora dopo arrivo. Sì, ma ce n'è di gente che lavora per questi, perché non è che abitano solo i ricchi. No. In realtà abitano anche i professionisti che lavorano per questi qua. Esatto. Assolutamente. E casualmente devi partire per Monte Carlo, casualmente. No, io non devo partire per Monte Carlo, no. Casualmente. No, devo andare, in realtà devo tornare a casa io. Torni a Cartanzugo? Tony Cantonzugo. Ah, ok. Anche perché ho altre cose. Vabbè, Loli, tu faresti una vita da 1.000.000 euro al mese. Se avresti 1.000.000 euro al mese, in come li spenderesti? Allora, sicuramente non farei un cazzo. La prima cosa, non farei la vita che fa quello che dice lui, perché lui non ha mai tempo per niente. Esatto. Quello per cui lavori, deve essere molto chiaro su questo tema. Cioè, se ha dichiarato che ha 15 milioni, giusto? Non li ha incassati nell'ultimo anno fiscale. Appunto, io a quel punto, io smetto di lavorare, ragazzi. Esatto. Io smetto di lavorare e vivo bene così, investo piuttosto all'estero, me ne sto in una spiaggia, rimango lì a fare niente. Pensa che questo fenomeno, che non sa vivere la vita e la realtà delle cose, la sua preoccupazione di fare un milione di beneficenza a me. No, assolutamente no. Questo qua pure taccagno. No, ma non è solo taccagno, è il re dei taccagni. Perché questo individuo, la realtà delle cose, è che questo sta facendo un piano per provare a incassare 60 milioni quest'anno. Uno di business plan. Vabbè, ma pensa questo, che roba. Vabbè, ma questo qui, ma parliamo. Allora, questo è il milionario Robo, 1 milione. Sì. Ma lei è povero. Che è WhatsApp, no? Chi lei? No, lei personalmente, lei... La paga bene, giusto, questo, visto che lei è il suo manager... No, a me paga perché paga regolarmente al 25 lo stipendio come in Svizzera. Sì. Su quello è molto puntuale. Hai fatto una trollata incredibile. Sì, no, magari avessi trollato. No, va bene. Magari avessi trollato. No, se io avessi veramente quei soldi lì, farei peggio di lei. Quando è che mi inviti al Canton Zug? Dai, vengo una volta a trovarti. Ma troviamo modo di fare qualcosa di simpatico. Ma quello che è certo è che io non vivo questa vita. Comunque, chi ha questo milione? Io di sogno. Euro non vive questa bene. Vita. La Loli con 1.000.000 euro vivrebbe bene. Tu con 1 milione, sì. Ma guarda che è normale. Sai anche perché? Sai anche per quale motivo vero? Perché i soldi in realtà poi sono carta. Vedi questa carta qua che contiene lo zucchero. Noi gli diamo solo un valore, perché questa roba qua la scambiamo per dei servizi. Questo vale quanto potrà valere? 30 centesimi. 30 centesimi neanche, no? E già trovare l'equivalente di questi 30 centesimi. Noi diamo valore a questa roba qua, che è carta. Non è carta. Quindi, che cosa fa questa gente? Si preoccupa di avere sufficiente carta come questa per ottenere potere, favori, opportunità. Motivo per cui questo qua oggi ti va a dire che vorrebbe fare quest'anno 60 milioni, ma e non gli basta. Questo è il problema. Si finisce in una spirale tale, e lo vedo perché poi ha sempre meno tempo per me, ha sempre meno tempo per la famiglia, Ambrosi, che finisce per dimenticarsi di quelle che sono esigenze, a mio avviso, molto importanti, come trovare una donna, come magari passare del tempo con la famiglia, oppure con gli amici, oppure fare cose che altri non fanno. È incredibile questo genere di vita.
Ti ringrazio per questa testimonianza. Un saluto dalla Loli. E mai in taccagneria. Mai in taccagneria. Un milione al mese e ti svolto la vita. Grande. Se sei un taccagno, ti rompo. Fantastica.